Per tutto, è un avversario che troviamo anche in campionato, è una prova buona per vedere dove siamo, come siamo, è in un campo importante del football italiano, una squadra che sta in Serie B, nella serie dove noi giochiamo e per tutto questo. È importante, anche vogliamo vincere per fare il prossimo passo nella Coppa Italia. Vogliamo giocare anche con le squadre di Serie A, però il primo passo è domani e questo primo passo dobbiamo fare tutti insieme come sempre, con molta concentrazione, con molta disciplina e come abbiamo giocato contro Lecce. Solamente sono non disponibile Scittum, Madonna e Giannetti, il resto è Rivas. Rivas sta infortunato, questi quattro giocatori che sono infortunati molti tempi fa e tutti gli altri si hanno allenato molto bene, anche Milos e Cicisola sono a mia disposizione per giocare. Vediamo, domani vediamo chi gioca, però la prima partita ho visto a Timothy, è possibile che domani vogliamo vedere a Cicisola e dopo decidere chi gioca prima partita in Varese. No, sono tutte e due hanno le possibilità di giocare. Cicisola abbiamo visto poco in ritiro, però contro avversari che non sono forti. E domani è una partita dove si puoi vedere di più di Cicisola. E dopo tutte e due possono avere le possibilità di giocare. Come tutti i giocatori nella squadra, abbiamo 25 giocatori, tutti possono giocare, di 1 a 25, tutti. Tutti che sono qui possono giocare. Io non voglio dire adesso chi gioca domani, chi non gioca domani, vediamo. Abbiamo due allenamenti oggi pomeriggio e domani mattina e vediamo chi gioca dopo. Però Ebagua, io ho detto anche che Ebagua ha avuto un problema 3-4 giorni prima la partita e per questo non è stato un stato ottimo per la partita, però ho avuto la fiducia in Ebagua e sigo avendo la fiducia in Ebagua come in tutti i giocatori e questa settimana si è allenato bene, ha fatto tutto, non ho visto problema a nessuno nell'allenamento e penso che domani sta anche con Ardemagni sta a disposizione di dare tutto. Per rinforzare? Sì, questa è una domanda per il direttore sportivo. Noi parliamo, però io non voglio parlare di più perché su settore dove lavora lui abbiamo parlato dopo la partita. Io ho la fiducia in tutti i giocatori che abbiamo nella squadra. Anche i giocatori come Nura e Sadik hanno la fiducia di mister. E tutti gli altri che hanno venuto, che sono della stagione scorsa, abbiamo una squadra unita, buona, buoni ragazzi che si allenano bene e tutti che vogliono dare tutto nell'allenamento e nella partita sono benvenuti in mia squadra. Per questo però
Vediamo, naturalmente vogliamo prendere giocatori che possono aiutare la squadra. E chi in che posizione, abbiamo detto già un poco, in difesa, centrale, possibilmente un terzino, un centrocampo, attaccante, no, penso che non ho bisogno di più. Però vediamo, nei prossimi 10 giorni possiamo fare qualche cosa e penso che se farà anche qualche cosa. Sì, giocano un sistema 3-5-2, una squadra molto offensiva con due terzini destro e sinistro che sono molto offensivi. Anche in centrocampo gioca un Taddei che gioca in centrocampo difensivo, è un giocatore che sempre ha giocato offensivamente. Questo significa che vogliono giocare calcio, che vogliono giocare offensivamente. E sarà una partita difficile per noi, però io penso che noi abbiamo sufficiente qualità per vincere in Perugia. Hai sicuramente voglia di vincere con un attesa per l'altra volta, ma dal punto di vista della preparazione, ci sono le possibilità? Sì, si sono. Io dico, no, c'è un problema nessuno. Se stiamo nella preparazione, se si gioca 120 minuti, siamo preparati, sarà un buon allenamento anche per il campionato. Per questo non vedo la possibilità di giocare 120 minuti, non la vedo male. Cioè, se dobbiamo giocare 120, siamo preparati. Sono sicuro che possiamo vincere anche dopo 120 minuti. Importante che la squadra fa meglio che la ultima partita e che di partita a partita puoi fare meglio. Ok? Grazie a voi.